Benvenuti ad una nuova edizione su tg10.it. Queste le notizie di oggi. I carabinieri di Gela, coordinati dalla Procura della Repubblica, indagano ad ampio raggio sull'efferato delitto compiuto giovedì sera in pieno centro storico a Gela, che è costata la vita a Domenico Mimmo Sequino, 56 anni, tassista, sposato e padre di 3 figli. Le modalità dell'omicidio non lasciano spazio a nessuna interpretazione. Un'esecuzione di stile mafioso tra la gente in un orario in cui il centralissimo Corso Vittorio Emanuele, dinanzi al sagrato della Chiesa Madre, pullula di gente. 5 colpi di pistola calibro 7,65 sparati in successione che hanno raggiunto Sequino in diverse parti del corpo e poi la fuga dei killer in sella ad un motorino col quale avevano raggiunto la zona teatro del gravissimo fatto di sangue. Sono stati ascoltati frequentatori assidui della piazza, l'uomo che era fermo con Sequino prima dell'agguato ed alcuni dei contattati da Sequino telefonicamente durante l'arco della giornata. Intanto sarà effettuata oggi l'autopsia prima che la salma venga consegnata ai parenti. A pochi giorni dall'omicidio costata la vita a Domenico Sequino, in un agguato che ci porta indietro a ricordi orrendi, la società civile, quella per intenderci che la mattina si alza per andare a lavorare onestamente o che prova a cercare un lavoro anche per pochi spiccioli, alza la testa per dire no a qualsiasi atto mafioso. Infatti sui social network si sono scatenati una serie di commenti deplorevoli nei confronti dell'atto brutale compiuto in pieno centro storico. L'avvocato Eugenio Catania, fondatore del blog Gela Brainstorming, lancia una proposta dal titolo Veglia per la legalità. La cittadinanza si deve indignare, scrive sul suo blog Catania, e prego gli opinion maker e tutti i media a dare risalto a questa proposta di cui tutti dovremmo essere portavoce ed autori senza alcuna distinzione né colore politico. Questo Natale la cittadinanza ha bisogno di unirsi solidamente contro la violenza, l'inciviltà e l'indifferenza al di là di ogni credenza politica, al di là di ogni credenza religiosa, agnosticismo, ateismo e appartenenza. Ci sarà oggi alle 19 un incontro in un bar dei pressi di Piazza San Francesco accanto il comune di Gela per decidere modi e tempo della manifestazione. È stato il sindaco Domenico Messinese a tagliare il nastro della seconda mostra di presepi allestite da una decina di scuole promossa dalla Proloco Gela, che trova spazio all'interno di Palazzo di Città. Don Giorgio Cilindrello, parroco della Chiesa San Francesco, ha benedetto l'iniziativa. Presenti anche assessori, consiglieri comunali, il presidente dell'assise civica Alessandra Ascia e il presidente dell'antiracket Renzo Caponetti, dirigenti scolastici ed insegnanti. La cantante Anna Salsetta ha intrattenuto i numerosissimi ospiti interpretando brani natalizi. Ai visitatori è stato consegnato un cadeau, significativi temi trattati dalle scuole attraverso i presepi: immigrazione, rispetto dell'ambiente, giubileo della misericordia, eccellenze del territorio, forza evocativa delle tradizioni. La mostra potrà essere visitata gratuitamente fino al 6 gennaio prossimo dalle ore 10 alle ore 12:30 e nel pomeriggio dalle 17 alle 20:30. Il Natale nei presepi e nell'arte è il tema della mostra promossa dal comitato di quartiere di Macchitella a Gela con il Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo ed il patrocinio dell'assessorato alla cultura del comune di Gela. Martedì 22 dicembre alle ore 19, inaugurazione presso il Centro Congressi di Macchitella alla presenza del sindaco messinese e degli artisti che espongono. La mostra rimarrà aperta fino a martedì 30 dicembre tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 21. Saranno aperte altre 2 porte sante nella diocesi di Piazza Armerina in occasione del giubileo della misericordia. Lo ha annunciato il vescovo Monsignor Rosario Gisana. A Gela il 6 gennaio presso la piccola casa della misericordia e ad Enna presso il centro d'accoglienza Santa Lucia. Inoltre si potranno ottenere le indulgenze giubilari anche in occasione dell'apertura in ogni vicariato della Porta della Carità, nelle cappelle, delle carceri e degli ospedali presenti in diocesi e nei luoghi dove si terranno le catechesi sulle opere di misericordia corporali e spirituali. Questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi, l'appuntamento è alle 14 per la prima edizione del TG10, oppure sul nostro portale www.tg10.it. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni.
farai